Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Quest'oggi Minecraft. Ricordatevi che siamo sulla Luna e questa è la Galatticraft. Siamo riusciti ad avere uno spazio, il nostro piccolo bunker, pieno di ossigeno. Ed eccolo qui. Dato da queste piante. Sì, siamo un po' accampati alla bene meglio, diciamo così, ma ci sta. Qui sopra abbiamo gli specchi. E siamo attorniati da tanti mostri. Abbiamo piantato pure la nostra bandierina. E ci sono tantissimi mostri. Proprio tanti. Il nostro scopo di oggi è andare alla ricerca di un dungeon ed esplorarle a meno uno qui nella luna. Ok, iniziamo a capire dove possiamo andare. Oh, sì, ok. Muori, grazie. Fuori uno. Uno, due, e... ok, e tre. Perfetto, grazie. Incominciamo la nostra esplorazione. Facciamo salti inverecondi, cioè giganteschi. Dopo un po' di cammino siamo arrivati qui, in questo posto un po' strano. Allora, da quello che ho capito, qui non c'è niente, da quello che ho capito i dungeon si trovano dove ci sono dei grandi fossati. E noi siamo arrivati qui, cercheremo pian pianino di scendere, magari ci conviene mettere un po' di luce, perché sennò non si vede nulla. Incominciamo la nostra discesa. Abbiamo trovato anche del copper, buono. Iniziamo la nostra discesa in questo dungeon. Vediamo se riusciamo a fare così. Possiamo anche fare così. Esatto. Qui, perfetto. Continuiamo a scavare, vediamo cosa riusciamo a prendere. Allora, questo si chiama Moonbrick, quindi siamo quasi arrivati. Se ne prendiamo ancora un po', dobbiamo arrivare fino a là sotto. Quindi facciamo la nostra classica scaletta a giro. Uno. Ci siamo quasi. È la prima volta che vedo un dungeon lunare, quindi non ne ho la più pallida idea di cosa andiamo incontro. Posso presumere che già che ci sia un boss. Quello sì, ci siamo. Ah, ci sono delle torce, però non sono accese. Cioè, sono accese ma non fanno luce. Ok. I rumori non sono abbastanza invitanti. Fortunatamente questi si uccidono abbastanza semplicemente. Cos'è che mi ha dato? Cosa ci ha dato? Ah, del cibo, ottimo. È subito una cesta. Questo è molto carino da parte vostra, signori. Molto, molto carino. Abbiamo subito una cesta. E lì ce n'è subito un'altra. Non so perché, ma ho paura dei creeper. Non so perché. Vediamo un po' cosa troviamo. Troviamo un Enhanced Book, olio, una mela, saffiro. Attenzione. Vabbè. Formaggio. Perfetto. E naturalmente ci prendiamo anche la chest. Grazie.
Sento già un arciere. Tanti Enhanced Book. Deprediamo il tutto. Eccolo. Adesso mi fa volare. Io faccio volare lui. Voliamo un po' tutte e due. Vai. Ok. Fuori. Uno. Siamo già pieni. Sono un po'. Ti sparano da dietro il muro, anche mentre volano. Bravi. Fuori due. Secondo me qui c'è un mob spawner e infatti c'è un mob spawner sicuro lì dentro. Quello è rimasto invischiato, ci sta bene, mi piace. Rimani invischiato e non ti muovere. Chi altro c'è? Ma quanti ce ne sono? Rimani invischiato pure tu. No, c'è il mob spawner lì. Devo togliere il mob spawner subito praticamente. Ce n'è due mob spawner. Ok, uno. Uno e due. Fatto. No, ce n'è ancora? Da dove è caduto questo? No, spawnano lo stesso. Ok. Quella lì non li blocca. Dobbiamo capire come fare a bloccarli. In teoria quella torcia dovrebbe bloccarli, invece no. Va bene. Prima di. Se mi lasciano andare è un dilemma assurdo giocare con la gravità della luna. Ok. Eh sì, continuano a spawnare. Ok, siamo in una zona molto pericolosa. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare per bloccarli ancora. Così funziona? Un po' come. No, mi sa di no. Mi sa proprio di no. Ok, signori, siamo in pericolo. Andiamo a togliere questo e questo. Ok. Ok, andiamo di qua. Andiamo a fare un attimo di nuovo piazza pulita. Il problema è lui. Scusate la camera, ma purtroppo non è semplice con la gravità. Ok, infatti sono spawnati di nuovo. Vabbè, distruggiamo. Invece di bloccarli, distruggiamo i dungeon e i mob spawner. Basta. Sennò qua non usciamo più. Anche farci un'arma un po' più potente. Distruggiamo subito il mob spawner. Via, fuori uno. Ok. E anche questo. Fuori due. Perfetto. Vediamo un po'. E ci prendiamo anche l'XP. Ci siamo. Siamo di nuovo. Ok, dovevamo posare per un po' di oggetti, secondo me, prima di venire qui, però vabbè. Ok, continuiamo il nostro percorso. Dunque, vediamo un po'. Ok, redstone.
Una Balance Book, Iron e Music Disc. Ok, un po' di roba c'è. Direi di buttare questa qui, che non ci serve, ed questa qui. Questa qua ce la possiamo, qua potevamo buttarla via pure, e questo ne abbiamo tantissimo. Ok, e distruggiamo questo, perfetto. Ok, faccio un salto un attimo nella base e ritorno, perché siamo stracolmi di roba e devo posare un po' di roba. Sì, sì. Ok, faccio una volata. Ok, sì, abbiamo fatta, siamo ritornati e incominciano gli spider adesso. Sì, sì, c'è un altro mob spawner qui. Va bene. Però forse per gli spider è un po' più facile. No. È veramente difficile anche con gli spider, però... Perfetto. Andiamo subito qui e andiamo a distruggere subito uno. Si potrebbe fare un bel mob spawner, ma non ne vale la pena. Una bella farm, ma noi siamo qui per esplorare. Andiamo di qua. C'è già troppa luce. Questo mi fa paura. Eccolo. Cosa è sto coso? Cosa è? Cosa è? Ho paurissimo, io me ne scappo. Cosa era? Ok. Abbiamo scoperto... Bella questa stanza. Abbiamo scoperto il mob. Ho necessità... Ah, necessito una tier lock key. Quindi dobbiamo uccidere il boss, praticamente. Abbiamo bisogno di una chiave. Ok, abbiamo scoperto che c'è un mostro malvagio, ma noi possiamo fare qualcosa di veramente carino. Ovvero... So che magari non è giusto fare così, però si potrebbe fare una roba del genere, in modo tale che lui... Abbiamo una barriera così, no? Esatto. Perfetto. E adesso vediamo un po'. Sì. Bene. Direi che... ce la facciamo così. Morto? E direi proprio di sì. È impazzito. What? Ma che figata. Perfetto. Era semplicissimo. Purtroppo Minecraft ci dà anche queste piccole soddisfazioni. Dire che non è tanto una cheat. È proprio così. È stato bellissimo. Bello, comunque mi piace l'ambiente. Piccoli trucchetti, come si suol dire. Quindi adesso possiamo aprirlo? Come si fa ad aprire? C'ho la chiave, no? Ah, così. Bisognava inserire la chiave. Attenzione, questo ci serviva. Naturalmente ci prendiamo tutto. E posso anche prendermi la cesta, no? No, la cesta non credo ce la faccia prendere. Però possiamo prenderci anche questo. Abbiamo il NASA Workbench Schematic Moonbuggy. Questo dovrebbe farci costruire la... Ma perché non c'è la luce? Non lo so. Dovrebbe farci costruire la macchina... La buggy. Sì, la macchina lunare. Allora, non capisco perché non fanno luce. Questi sì, questo no. Ma... Vediamo, prendiamone uno. Torcia. Capito, ma una torcia se
se non c'è ossigeno non può fare luce. Ma beh, qui sopra ci saranno tanti mostri. Questi qua, onestamente, li lasciamo qua. Non credo di distruggere questo bell'ambiente. Perfetto. E si va. E si ritorna a casina. E uscimmo a riveder le stelle, signori. Ce l'abbiamo fatta. Bene, signori, io direi che per oggi è tutto. Ed alla prossima. E come sempre, siete mitici. Bye bye.